E bentornati sul canale. Dove ci troviamo oggi? Oggi siamo ad Ama, che è una frazione di Viatico in provincia di Bergamo. Destinazione trekking, Giro d'Anello, 9 km circa, 600 metri di dislivello. Che tappe vedremo? Vedremo una grotta sicuramente e forse una seconda grotta, ma per arrivarci il percorso è un po' difficile. Vedremo se riusciamo ad arrivarci. Valutiamo al momento, anche perché tanto dipende da quanto collaborerà il mio ginocchio. E cominciamo! Andiamo! Abbiamo lasciato la macchina nell'ampio parcheggio davanti al cimitero di Ama e adesso proseguiamo in quella strada. Giriamo qua in via Bergamo, qua giriamo a destra dove c'è il cartello zona 30. Qua all'incrocio si va a sinistra, giù in questa strada. Qua si entra nel bosco e prendiamo la strada che scende ancora. Qua c'è un curvone, continuiamo sulla strada asfaltata. Prima deviazione, seguiamo il cartello, direzione Albino. Qua si va a sinistra, direzione Albino. Noi seguiamo. A questi cartelli si va a sinistra verso la grotta. Siamo arrivati alla chiesetta della Madonna del Portico. Siamo arrivati a un'altra deviazione, a sinistra si va alla prima grotta, chiamata Bus della Sclaba o anche Bus del Cavernicolo. E vamonos! Sì, la strada dici qua a destra. Sì, qua il sentiero è un po' in pendenza e scivoloso. Ecco la prima grotta. Bellissima. C'è anche una croce segnata. C'è pieno di gocce che cadono, sembra pioggia. Siamo usciti dalla grotta, invece di tornare su per i nostri passi, possiamo continuare a scendere e ci rimettiamo nella strada che dobbiamo fare. Eccoci arrivati al cartello che indica la grotta da sotto, quindi noi andiamo a sinistra. Siamo arrivati in questa deviazione. La strada che dobbiamo fare è quella a destra, ma a sinistra c'è il sentiero per andare alla seconda grotta. Noi ci avviamo, proviamo perlomeno. Il sentiero è 10 minuti. È tracciato però come escursionisti esperti, soprattutto l'ultima tratta per salire sulla grotta che è attrezzato. Dovesse essere troppo umido e bagnato e decideremo al momento se proseguire o se tornare indietro. Vediamo!
Ok, adesso ci sono. Vai, puoi anche girarti. Adesso ci sono camminando. Prima no. Anche il ritorno non deve essere facile. Ah. Bella, però. Ah, sono bloccato io, non c'avevamo niente la condizione. No, però vabbè, è abbastanza scuro. Sì, 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 alla fine sembra peggio di quello che è. Esatto, scena discesa. Adesso vediamo il ritorno. Sembra più grande dalle immagini. Sì, sembra più grande dalle immagini. Però perché c'è il passaggio sopra lì, con la seconda. Ciao, ciao. Qua c'è anche una corda per salire nella parte alta della grotta, però è troppo scivoloso, quindi rimaniamo qua, tanto sono pochi metri in più. Lo vediamo anche da questo punto. No, lo vediamo. Esatto. Comunque molto bella. Sì. Ma dove che sono già giù io? Lui è già giù. È già andato, è troppo forte. Torniamo indietro. Questo angolino sembra una parte di Jurassic Park. Allora qua secondo me bisogna scendere come siamo saliti, quindi all'incontrario. Ma dici? Io mi fido di così, tenendo proprio forte le braccia, proprio la cosa principale è tenere l'equilibrio con le braccia. Comunque si scivola tanto all'incontrario a scendere, quindi fai non attenzione ma di più. No, sono quindi ci devi arrivare. Da buttare con il culo, ma pazienza. Ok, e l'abbiamo fatto. Il mio sedere è inguardabile, però ce l'ho fatta. E siamo tornati al vivo di prima. Adesso possiamo continuare sulla strada principale, ovvero di nuovo in discesa. Eccoci arrivati al ponte sul torrente Albina. Che dà il nome all'omonima valle. Albino a 1870. Cavolo, è altino, eh? Sì. Madonna Portico a 4,50. Baita la Codeghina a 8,50. La Madonna della valle a 1070. Non smettere di sorridere. Siamo arrivati a questo cartello, noi continuiamo a sinistra verso Albino sul sentiero 550, sì. Però danno a 20 minuti le cave di alabastro, non ci sembravano niente di che, quindi abbiamo deciso di saltarle e di scendere direttamente alle cave di sotto. Questo perché le cave sono
molto ampie, ci sono le cave alte e le cave basse. Questa indicazione andava alle cave alte, mentre continuando sul percorso nostro normale si va alle cave basse, che sono molto più belle. Anche questa è grossa, guarda qua. Sì, te l'ho detto, quella lì è proprio grossa, insieme a quella là. Arrivati a questa deviazione, saliamo su per le cave, quelle basse e più belle. Eccoci arrivati alle cave basse, partendo dal cartello più giù sul percorso che abbiamo fatto noi, bisogna salire tantissimo ed è un bel po' ripido, quindi consigliamo comunque di fare il primo cartello delle cave che abbiamo visto, fare le cave alte e poi giù scendere verso le cave basse e al percorso quello grande che ti porta poi lungo il percorso normale. Ma come sono tutte intagliate proprio in roccia? Sia quella che questa. Entriamo dentro le cave di alabastro. Ma che bello! Qua è davvero stretta. Nell'ultima parte, sì, non è non è larghissima né lunghissima. E siamo alla fine. Ammazza. Cioè questa è la mia mano, per intenderci. Dai! Mi è bastato e mi è stato sufficiente vederlo. Aspetta, qua si scivola. Torniamo sui nostri passi verso il sentiero grande. Ed eccoci tornati ai cartelli di prima sul sentiero quello grande. Proseguiamo. Con molta calma. Siamo arrivati alla località Madonna della Roccia. Sul percorso c'è anche una mini grotta, andiamo a vedere. Tanto c'è ancora il netto lì, non disturbiamolo. Siamo arrivati a Ca' Carbonaro. Ancora cartelli, noi andiamo giù e a sinistra. Arrivati qua a questa casa, bisogna tornare nel bosco. Il ginocchio non collabora più 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 più. Speriamo che si vada in salita. C'è un'altra mini cascata qua.
Da questo bivio si va a sinistra, come ci indica anche qua il segnale rosso. Siamo arrivati nel punto più basso, quindi ora per tornare di nuovo al parcheggio è tutta in salita. E noi svoltiamo a sinistra su questo bivio col segnale del masso per terra. Le indicazioni ci dicono destra, Ama, dove noi ci dirigiamo, sinistra, Selvino, non è al nostro caso. Saliamo! Ragazzi, siamo stecchiti, io ne avevo più. Cartello, deviazione a sinistra alle mie spalle, verso Ama, dove abbiamo lasciato la macchina, da 25 minuti. Stanchi come siamo, ce ne metteremo il doppio, ma siamo quasi arrivati. Ciao!